Nuovo ospedale di Siracusa, qualche giorno fa un annuncio del presidente della regione Musumeci con cui si diceva sostanzialmente siamo pronti a farlo, adesso cercate l'area. L'area in realtà era stata individuata dal Consiglio Comunale di Siracusa, un polverone, tante polemiche e poi ci si sofferma su un aspetto che è quello dei costi. Sì, è un tema che ormai si sente e si risente negli anni. Il problema spesso è stato individuato nell'area, scelta ovviamente già prevista nel vecchio piano regolatore, ma con una forma assolutamente anomala. Infatti invito poi le persone ad andare a verificare qual è la forma che era stata scelta e ovviamente anche stretti triangoli vengono espropriati e quindi hanno un costo e quello è in una zona dove i costi sono abbastanza elevati. Infatti il costo dell'esproprio è circa 14,5 milioni. Dovremmo chiederci perché ad esempio il San Marco, un ospedale costruito diciamo, da poco a Catania con un terreno che è quasi il triplo è costato 8 milioni di euro il terreno. Dovremmo chiederci perché ad esempio è preventivato nel nostro ospedale di Siracusa circa 1,5 milioni fra analisi geologiche e geologi eccetera eccetera, quando invece per lo stesso terreno, quindi stiamo parlando di un triplo delle dimensioni, è costato 288 mila euro. Quindi un ospedale serve, questa è una cosa sicura. Il Consiglio Comunale deve guardare bene l'area per cercare anche di risparmiare, perché quei soldi potrebbero essere reinvestiti nuovamente nelle infrastrutture al contorno, quindi altre strade, altre vie d'accesso, eccetera, parcheggi, qualcosa che possa servire all'ospedale o comunque sia all'ospedale stesso per tecnologia. Quindi lei dice se c'è davvero quella disponibilità finanziaria, benissimo, ma la si utilizzi per migliorare ulteriormente tutto quello che è previsto. Non sperperiamo, sostanzialmente è questo, che cerchiamo di capire come spendere bene i soldi, perché questa è l'unica occasione che abbiamo per avere una grossa infrastruttura costruita nel nostro territorio e non li possiamo buttare soldi. Ma ci sono? I soldi, so che il ministro ha preso l'impegno, l'assessore mi ha detto che ci sono e infatti ha sollecitato proprio per questo l'amministrazione a trovare un'alternativa a quell'area.